Io non sono riuscito ad aprirla quella cosa del buongiorno a tutti. Oggi 4 marzo 2021, sono le ore 9:07, riunione della terza commissione. Invito la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Sì, buongiorno. Presidente Caracausi, Presente. presente. Il consigliere Giaconia. Buongiorno, presente. Sì, il consigliere Ficarra, assente. Consigliera Mella, assente. Consigliere Meli, assente. Quindi sono presenti due consiglieri su cinque. Siamo in seconda convocazione, pertanto constatato il numero legale, che era aperta la seduta. Stamattina non abbiamo audizioni e quindi vorrei invitare la segretaria a notare se ci sono comunicazioni, poi procediamo con l'approvazione del verbale e poi, o comunque nel mezzo, volevo dare una notizia io interessante, tra l'altro, che ci riguarda. Prego, avete comunicazioni? Sì, buongiorno Presidente. C'è una richiesta di audizione. Allora, oggetto istanza di audizione, concorso AMAT per operatori di esercizio, operai autisti di autobus, ex lavoratori interinali in possesso di patente abilitante, esclusi per mancanza di diploma di scuola media superiore di secondo grado. Spettabile Presidente della terza commissione consiliare, spettabile Presidente della seconda commissione consiliare, questi sono gli indirizzi, spettabile della prima commissione consiliare, una delegazione di ex interinali in servizio per circa 2 anni, 2017-2018, presso l'AMAT Palermo SPA, con la qualifica di operatore di esercizio livello 140, autista di autobus in possesso dei prescritti requisiti, patente DE con CQC, qualifica del conducente, esclusi dall'AMAT dalla procedura selettiva avviata a seguito della riapertura del bando il 25 settembre del 2020, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di un numero 100 autisti, in quanto sprovvisti del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Considerato che in data giovedì 4 marzo 2021 è stata indetta una manifestazione per contestare detta esclusione, ritenuta ingiusta, discriminatoria, illogica ed illegittima, in quanto viene chiesto il requisito di diploma della scuola secondaria di secondo grado per l'accesso alle prove preselettive rivolte all'assunzione di operatori di esercizio, qualifica di operaio per le quali è richiesto invece il diploma di scuola media inferiore. Considerata la grave crisi occupazione aggravata della condizione di emergenza sanitaria da Covid-19, considerate le legittime aspettative ingenerate dalla stessa AMAT, che ha sempre provveduto all'assunzione sia a tempo determinato che indeterminato, che per mobilità interaziendale di autisti in possesso, quale titolo di accesso, come per legge e per CCNL di settore, autoferrotranvieri del diploma di scuola media inferiore. Considerato che l'AMAT è una società a totale capitale pubblico e che sulla stessa e sulle attività gestionali, nonché sul bilancio, opera il controllo di gestione dell'amministrazione comunale, vista quindi la competenza del Consiglio Comunale, chiedono alle signorie loro di voler consentire un'audizione degli scriventi in presenza degli ex interinali autisti dell'AMAT, oggi esclusi, per illustrare le loro ragioni, rappresentando che gli stessi chiedono anche, alla luce dell'esperienza e della professionalità acquisita presso l'AMAT, l'ammissione alle prove selettive, ammissione che non determinerebbe alcun danno all'AMAT SPA, ma un limitato ampliamento dei soggetti di selezione su 2.500 già ammessi. La partecipazione alle prove selettive costituisce oggi l'unica possibile opportunità di un futuro lavorativo nel caso di superamento della prova. Certi nell'accoglimento della presente istanza, dichiariamo la disponibilità di una convocazione in remoto con la modalità e nei termini che le spettabili commissioni di indirizzo vorranno adottare. Al fine, per ogni comunicazione, eleggo come domicilio il seguente indirizzo. Lascia l'email espositoluca28520@yahoo.com, Palermo il 33 2021. Scusate, la volete mandata questa nota? Ve la mando nella mail personale? Grazie, sì. Sì? Allora, collega Giacomia, tu che Lo sto facendo, Pia, scusami. collega Giacomia, che ne pensi? Presidente, allora,
diciamo che noi abbiamo sempre ascoltato tutti e quindi non abbiamo mai precluso, diciamo, l'audizione a nessuno. Però allo stesso tempo ritengo che sia una questione molto complicata, no? Anche perché il concorso è, diciamo, in itinere. Da 4 giorni già inizio. Ci sono le prove preselettive, però ascoltiamoli, Presidente. Ma chi è che scrive? Non ho capito, scusate, se c'è un'organizzazione sindacale che scrive per conto, diciamo, di questo gruppo di interinali. No, scrive Luca Esposito. Vabbè, chi sia? Collega Giana, siccome ha scritto a noi, alla prima e alla seconda commissione, riteniamo opportuno magari coinvolgere anche gli altri, capire cosa vogliono fare, no? E la facciamo lentamente congiunta? Perché no? Che dici? No? Allora, facciamo una cosa, vi faccio sapere io, prima parlo telefonicamente con i colleghi e poi decidiamo se dobbiamo fare una congiunta e quando farla. Allora, diciamo, più tardi vi faccio sapere io, dai. Ok. Buona, Presidente. Collega Caronia, non so se hai saputo, hanno approvato il piano regionale dei rifiuti. Sì, certo che so. Volevo, ho letto questo articolo su QDS, quindi volevo approfittare e leggere un attimo per capire come funziona. Quando si parla di rifiuti in Sicilia, va innanzitutto sgombrato il campo da ogni equivoco. Ancora oggi regnano le discariche. In una regione dove gli impianti alternativi continuano a scarseggiare, i comuni restano ostaggio dei porti privati che gestiscono i mega mostri disseminati lungo l'isola. Non c'è dubbio però che da quando si è insediato il governo Musumeci, e in particolare da quando in mia Campania è arrivato l'ex assessore regionale Alberto Pierobondi, che non c'è più, di passi avanti ne sono stati fatti. In 3 anni la raccolta differenziata da poco più del 20% è arrivata a toccare una media del 40%, il conferimento in discarica, gli ultimi dati ISPRA alla mano, è sceso al 58%. È inoltre migliorato il rapporto tra impiantistica pubblica e privata, con quest'ultima scesa dal 90% a 5,60-70% del totale. Si tratta di numeri ancora lontano dai modelli più virtuosi del nord, ma il miglioramento rispetto al passato è oggettivo. Un processo che trova il suo coronamento nel nuovo piano rifiuti della regione, che Piero Bonna appena fatto in tempo a portare a conclusione, prima di cedere il passo al nuovo assessore Daniela Baglieri, che ora avrà il difficile compito di vigilare affinché le società di regolamentazione dei rifiuti procedano a realizzare i necessari impianti. Ieri si è avuto la notizia del disco verde arrivato al Consiglio di Giustizia Amministrativa che dopo la prima bocciatura ha accolto l'integrazione apportata dall'assessorato. Dunque ora l'isola ha un piano, per la precisione un regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 9 del 2010, uno strumento che, come riporta lo stesso CGA nel parere reso lo scorso 23 febbraio 2021, possiede un alto standard di precettività e dunque non potrà essere ignorato. Da chi? Principalmente dai comuni aggregati all'interno delle già citate società di regolamentazione, la SLR, che ora più che mai dovranno dotarsi degli impianti necessari per rispondere al fabbisogno di smaltimento. Si chiude l'era delle discariche, aveva sottolineato nel dicembre scorso Piero Bonna, che resteranno marginali nelle future scelte dei territori. Ogni ambito provinciale dovrà essere autosufficiente sull'impiantistica, scegliendo la tecnologia necessaria a chiudere il ciclo. Priorità in sede di valutazione avranno gli impianti pubblici, in un'ottica di riequilibrio con il settore privato. Alcuni hanno storto il naso di fronte a questa strategia di delegare in toto la scelta degli impianti ai territori, parlando talora di mancanza di coraggio, ma come ripetuto più volte dall'ex assessore, l'obiettivo è evitare a monte l'insorgere delle comunità locali che spesso nell'isola hanno protestato in preda alla diffusa sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino. Dall'altra parte però la mancanza di impianti si ritorce proprio contro i cittadini, costretti a pagare in tasca propria per i maggiori costi di conferimento in discarica del rifiuto, o addirittura di esportazioni, come è successo recentemente in provincia di Catania e anche di Palermo, dove i sindaci, non avendo più come smaltire la frazione organica, si sono dovuti affidare a intermediari che trasportavano la spazzatura fuori dalla regione, con costo di smaltimento passato da 115 euro a tonnellata a 300 euro. Così siamo costretti ad aumentare la taglia, attuata nel discorso il primo cittadino di Sant'Agata degli Imbattiati, Marco Rubino, che è anche vicepresidente della SRR dell'area metropolitana Etnea.
Qui c'è già un progetto per un impianto pubblico da realizzare nella zona industriale per la gestione di gestione anaerobica dell'organico che, stando a quanto affermato da alcune fonti, in assessorato avrebbe già la delibera di finanziamento. Ma quanti impianti servono all'isola per dirsi fuori dalla crisi? Secondo un recente rapporto di Utilitalia, federazione che rappresenta il variegato mondo delle utilities pubbliche, all'isola mancano almeno 6 impianti di digestione anaerobica per soddisfare un fabbisogno di smaltimento stimato in 568.000 tonnellate di spazzatura, un terzo di quanto serve a tutto il sud peninsulare. Ma non basta. Per chiudere il famigerato ciclo dei rifiuti, alla nostra regione serve anche almeno un termovalorizzatore capace di accogliere 515.000 tonnellate di scarti ogni anno. Si tratta di una stima più prudente rispetto ai 2 da 700.000 tonnellate che invece aveva previsto il governo Renzi nel DPCM 10 agosto 2016, passato alle cronache come in piano inceneritori e recentemente annullato dal TAR Lazio, ma solo nella parte che non prevede l'espletamento di previa valutazione ambientale strategica, quindi la VAS statale. Ma anziché un mega impianto, la soluzione ora, con il nuovo piano regionale di rifiuti, potrebbe essere quella di realizzare strutture più piccole, tarate sui fabbisogni locali. Tra le opzioni a disposizione, a disposizione dell'SRF, infatti, c'è anche la possibilità di ricorrere a un bando pubblico di project financing per realizzare gli impianti, termovalorizzatore compreso. In questo caso va ribadito, l'impianto dovrà avere una dimensione in linea con le necessità di smaltimento dell'area di competenza della società d'ambito. Io, dopo l'incontro di ieri, dopo il dibattito di ieri sulla problematica che riguarda la Tari, credo che questa è una bella notizia. Non so se qualcuno l'ha detto ieri, mi sono distratto, perché la notizia di ieri, quindi in effetti potrei, diciamo, questa notizia è di qualche giorno fa, Presidente, è arrivata l'ufficialità, ma comunque ancora mancano dei passaggi. Ancora non è completo. Deve essere definitivamente approvata dall'ARS. Ah, di nuovo, dopo CGA, arriva all'ARS. Comunque, ripeto, questa è una buona notizia, probabilmente, finalmente l'approvazione di questo piano regionale dei rifiuti, che non c'è mai stato in Sicilia e che naturalmente è anche la causa delle problematiche che stiamo vivendo in città, noi a Palermo. E anche il problema che riguarda, purtroppo, così come preavvisato ieri, il rischio di un aumento della Tari, dove devo dire sinceramente io sono allarmato, perché obiettivamente se i numeri che si sono sentiti ieri vengono confermati, obiettivamente io ho paura che questo aumento della Tari sarà, diciamo, consistente per i cittadini. Dopo anni che la Tari non veniva toccata, oggi purtroppo siamo in una situazione particolare. Quindi, tra l'altro, devo dire che l'SRR avranno un compito importante, e credo che nel caso dell'SRR di Palermo, quella vicenda che riguarda il personale potrebbe essere, secondo me, affrontata anche in maniera più consistente, anche alla luce di quello che saranno i compiti. Ma non l'avevamo detto, si ricorda, Presidente, per il ruolo che ha e che comunque avrà in futuro la SRR, è importante aumentare le ore, cioè avere diciamo a disposizione i lavoratori tutti a tempo pieno, che altrimenti tra ispettori ambientali e tra ente che comunque dovrà coordinare tutti i fondi extra comunali, i fondi europei per la realizzazione degli impianti, chiaro, con il personale part time, diciamo, non gli può venire facile. Diciamo che l'audizione di ieri, cioè il dibattito di ieri in aula, ha lasciati un po' tutti così preoccupati, anche se, diciamo, non è proprio una novità l'aumento della Tari. Le rassicurazioni date in sede di bilancio, per quanto mi riguarda, lasciamo il tempo che trovava, quindi non, io ero proprio già convintissimo, non può essere diversamente, Presidente, perché la legge parla chiaro. Cioè la gestione dei rifiuti deve essere totalmente a copertura della Tari, non ci può essere un escamotage, non ci può essere, quindi non è una sorpresa. La cosa che mi preoccupa, diciamo, che è l'aggravante in tutto questo, è la durata della sesta vasca, che, a differenza di quello che si era detto prima, ha ragione, diciamo,
a un certo punto l'assessore Marino, quando dice di essere solo, che pensava che la durata fosse di 6-7 mesi, invece, da quello che dice il presidente Morata, che giustifica, lo spiega pure il perché, la durata è al massimo 2-3 mesi, perché tutti i rifiuti che nel frattempo erano accatastati nel piazzale antistante il TMB, li hanno dovuti ovviamente conferire in stessa discarica. Questo, diciamo, ha accelerato i tempi, diciamo, di saturazione della stessa vasca. Ma con questo piano regionale dei rifiuti, Presidente, conferma che la raccolta differenziata non è più una scelta, ma è obbligatoria. Lo conferma, quindi infatti, sottolineano che l'era delle discariche è finita. Non escludono però i termovalorizzatori, che li prevedono, diciamo, non come metodo, diciamo, primario, ma a completamento del ciclo integrato dei rifiuti, quella magari per quella parte, per quella frazione dei rifiuti che non si può differenziare, ma si può valorizzare in altro modo, appunto con gli impianti. L'altra cosa che dice è che gli impianti di trattamento e di smaltimento che sono in progettazione, che saranno progettati, la loro grandezza deve dipendere dal fabbisogno reale della città o dell'area metropolitana. Quindi non lo so se questo, diciamo, avrà un'incidenza sui progetti che sta portando avanti la RAP circa l'ampliamento dell'impiantistica a Bello Lampo. Quindi non lo so se la RAP sarà costretta poi a rimodulare. Però, Presidente, è una cosa è certa: la raccolta differenziata è il futuro. La raccolta differenziata ti riduce, diciamo, la necessità di avere sia le vasche, le discariche, sia, diciamo, i termovalorizzatori. Però, diciamo, non è un fatto teorico, deve diventare un fatto esclusivamente pratico. Cioè, le percentuali di raccolta differenziata devono obbligatoriamente aumentare, di conseguenza devono diminuire drasticamente le percentuali di quei rifiuti che vanno a finire in discarica. Proprio a proposito, Presidente, io sono venuto a conoscenza che Collega Giaconia, scusi, la interrompo soltanto per dare il buongiorno ai colleghi, nel frattempo sono arrivati collega Meli, Amella e Ficata. Prego, continui, soltanto ai colleghi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a L'ho tutti. fermata prima Buongiorno. perché non le perdere il filo. No, Prego. fatto bene. Buongiorno a tu e a voi. No, in realtà non sono venuto a conoscenza. Qualcuno mi ha ricordato che a disposizione del Comune di Palermo e quindi della RAP ci sarebbero circa 4 milioni di euro di fondi CIPE del 2009 per l'implementazione della raccolta differenziata nella città di Palermo. C'è una nota a firma dell'avvocato Fiorino, indirizzata all'ufficio fondi extracomunali, al dottore Giuseppe Sacco e all'assessore ambiente. Questa nota è del maggio 2019, con la quale chiede la rimodulazione degli interventi finanziare con questi 4 milioni di fondi CIPE. E sostanzialmente in questi 4 milioni servirebbero per ampliare i centri comunali di raccolta, che infatti sono importanti, sono dei propulsori per la raccolta differenziata. L'abbiamo visto, funzionano, forse sono una delle poche note positive, diciamo, di questa gestione. La raccolta differenziata porta a porta, la raccolta differenziata stradale fuori, diciamo, le aree dove c'è il porta a porta, raccolte differenziate mirate,
Poi c'è le isole ecologiche mobili, che sono un fatto importante perché in quei quartieri dove non, si ricordi, noi abbiamo parlato del quartiere Quillas, dove non è possibile, proprio per il suo particolare assetto urbanistico e viario, non poter più gestire la raccolta con i tipici cassonetti perché non c'è spazio, per tutte quelle cose che ci siamo detti. Quindi l'isola ecologica mobile, abbiamo detto che comunque poteva essere, l'ha detto la RAP in primis, può essere l'alternativa, anche perché comunque aiuterebbe a far aumentare le percentuali di raccolta differenziata. Quindi, e poi c'è ovviamente l'acquisto di beni, di attrezzature, di mezzi. Solo che nessuno se ne sta occupando a quanto pare. Ufficiosamente non ho, diciamo, una conferma ufficiale che addirittura è stato nominato un RUP, il RUP, che sarebbe l'ingegnere Roberto Giaconia. Quindi, come sono 4 milioni di euro e non è poca roba, soprattutto in questo momento, l'unica possibilità per evitare in futuro un aumento dell'Atari è quello di puntare con forza alla raccolta differenziata. Quindi, se a disposizione ci sono delle risorse extracomunali, non si capisce perché non si utilizzino per ampliare la raccolta differenziata. Quindi è un suicidio vero e proprio, no? Quindi, come io non lo so se ci sono stati dei problemi, se ci sono degli impedimenti, e mi piacerebbe capire perché siamo fermi ancora su questa cosa. Ripeto, sono 4 milioni di euro, sono importanti, soprattutto da quando la Regione Siciliana non ha finanziato i CCR, ma non perché i progetti erano manchevoli, perché comunque non erano idonei, ma perché la Regione Siciliana non aveva abbastanza fondi per finanziare i CCR di Palermo. Quindi abbiamo 4 milioni di euro a disposizione, speriamo che siano ancora a disposizione. Quindi chiederei ai diretti interessati perché questa cosa è ferma. Quindi proposta, volevo proporvi di organizzare un'audizione con l'avvocato Fiorino, con l'ingegnere Roberto Giaconia, con la RAP e ovviamente con l'assessore Marino, e in questo caso bisogna anche coinvolgere l'assessore all'ambiente, che non è l'assessore Marino. Certo, che è l'assessore Catania. Che è l'assessore Catania, collega Giovanni. Lo Senti? so, sì. Senti, non ho capito, tu hai questa cosa che tu hai è una nota dell'avvocato Fiorino che tu hai? Ho degli appunti, Presidente. Ah. Oh, e allora facciamo una cosa, la segreteria, prendiamo su questa proposta del collega Giaconia, se avete preso appunti, proviamo a mettere in programma. Fermo. Come collega Mello? Confermo gli appunti del collega Giaconia, rispetto al quale vorrei aggiungere solo un dato, che non c'è nulla da scongiurare perché l'aumento della Tari è una certezza oramai. No, io parlo, no, ti prego, io parlo per gli anni a venire, lascia stare per il No, 2000. no, dico scongiurare, io dico, è una mia considerazione, una mia riflessione. Io penso che da qui agli anni a venire la Tari sarà un crescendo, perché non vedo nulla di immediato all'orizzonte, né in termini di impiantistica né in termini di aumento della differenziata. Quante volte mi avete sentito dire a Palermo l'emergenza da rifiuti non esiste perché è una costante, l'emergenza è un fatto eccezionale che si verifica ogni tanto in prossimità magari di eventi straordinari, mentre invece a Palermo la munnizza è sotto agli occhi di tutti, ormai è diventato folcloristica. Io non vi nego che vengo Massimo più o meno dalla zona in cui tu vivi e di cui tanto ti occupi perché questo mi costa, lo so che tu sei un consigliere molto presente, però nonostante tutto, diciamo, tutta quella zona, soprattutto, diciamo, quella in corrispondenza di Viale Regione Siciliana è costellata di rifiuti che non si raccolgono, non so da quanto, da ingombranti, ma quella non è la sola zona, diciamo, in cui
il fallimento dell'amministrazione comunale in riferimento alla raccolta e alla gestione dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti. Io, sapete dove più o meno abito, prima di arrivare vicino a casa mia, cioè non ho fatto altro che vedere micro discariche e una discarica enorme che insiste in una via di cui non mi ricordo, ma è nella mia circoscrizione, più o meno all'altezza di piazza, no? Cioè, via Ruggerone, che non si raccoglie da giorni. Io sento parlare di tari e mi meraviglio del fatto che non sia avvenuto ancor prima l'aumento della tari, anche se ben ricordo a me stessa che un aumento è avvenuto di circa 8 milioni di euro, se non ricordo male, nel 2019. Io all'epoca ero capogruppo per fare quadrare, diciamo, sempre i conti dell'azienda. Ora si parla di un ulteriore aumento della TARI, vedremo a quanto ammonterà. Io stamattina leggevo all'incirca 30 euro a persona, a famiglia, diciamo, ad abitazione, insomma. Io trovo che sia un aumento decisamente spropositato, ma come si può aumentare la TARI? Si può solo perché l'amministrazione, in continuità con altre amministrazioni, non ha provveduto ad aumentare la raccolta differenziata, ad innescare il circolo virtuoso dell'economia circolare di cui tutti ci riempiamo la bocca, l'impiantistica, non lo so, l'istituzione, l'installazione di centri di raccolta. La mancata premialità, purtroppo la mancata approvazione del regolamento su rifiuti, su cui diciamo questa commissione, devo dire, assieme alla quarta, credo anche alla settima, tanto si è spesa in questi anni. Io credo che l'aumento della TARI sia un insulto. Diciamo, come dire, hai un insulto nei riguardi soprattutto di quei cittadini che, come noi, che come la gran parte degli abitanti in questa città, la paga per avere un servizio che è pessimo, un servizio che è pessimo, senza se e senza ma, e lo sarà negli anni a venire. Perché non c'è piano industriale che tenga, è stato approvato un contratto di servizio, colleghi, ve lo ricordo, con una diciamo stigmatizzazione da parte della sottoscritta, delle opposizioni, ma anche del ragioniere generale che diceva che, come dire, non consigliava, non riteneva opportuno l'approvazione di un contratto che si accompagnava a un piano industriale che era scaduto. E che nulla è stato fatto rispetto a quello che è stato scaduto. Si parla tanto di impiantistica, ma quando saranno realizzati? Cioè, quando potranno essere utilizzati gli impianti? Si parla degli impianti per il riciclo degli ingombranti, si parla dell'impianto per la produzione di biogas. Ben vengano, ma quando? Parliamo di settima vasca, ma quando sarà realizzata e restituita al comune di Palermo perché si possa utilizzare? Ieri abbiamo sentito parlare, ma era nell'aria, era chiaro che sarebbe stato così. Diciamo, dell'incapienza inevitabilmente della sesta vasca. Cioè, io penso che avremo delle belle sorprese da qui al 31 marzo, quando dovrà essere presentato e approvato inesorabilmente il PEF 2021. Io non sono un'esperta di bilancio né di tariffe, però sulle nuove tariffe peserà il PEF, come tutti abbiamo potuto vedere ieri, 2020 e 2021. Almeno su quello del 2020 abbiamo una certezza. Saranno caricati, seppur spartiti in 3 anni, distribuiti, somministrati in 3 anni, ben 23 milioni di extra costa, a cui si aggiungerà una porzione, mi pare, para 8 milioni di euro del PEF 2021, più non si sa, visto che appunto con molta anzi con quasi assoluta certezza saranno caricati gli extra costi del 2021.
Io mi rendo conto, voglio spezzare ogni tanto una lancia in favore dell'amministrazione che probabilmente il palermitano farebbe bene ogni tanto a collaborare rispetto ai rifiuti, però non si può negare che l'amministrazione sotto questo punto di vista è fallimentare, è fallimentare e lo sarà nei prossimi anni e diciamo il disastro relativo ai rifiuti sarà ereditato inevitabilmente dalla prossima consiliatura in poi. Noi non ce ne usciremo fino a quando non si innescherà appunto una politica che guardi all'economia circolare, che vuol dire istituzioni di ispettori ambientali, che vuol dire istituzioni di nuovi CCR che tanto bene fanno alla città e che tanto contribuiscono, come dire, a contenere l'abbandono di ingombranti e di rifiuti non facilmente riciclabili, l'istituzione, diciamo, la realizzazione degli impianti di cui tanto parliamo, di cui tanto a volte a sproposito ci riempiamo la bocca, l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Palermo, diciamo, ha forse un record al contrario, che è più che avvicinarla alle città cosiddette europee, all'Europa, l'avvicina. Diciamo, anche se io non me la sento di accostarla a città del terzo mondo, perché in città io in qualcuna di queste ci sono stata, non mi ricordo di avere visto discariche a ogni piè sospinto, io non me ne ricordo, ma neanche di quelle regioni diciamo che solitamente vengono avvicinati, assimilati all'Italia, tipo la Spagna, il sud della Spagna. Io ci sono stata più volte, io non ricordo di aver visto un sacchetto della spazzatura in mezzo alla strada o un contenitore non svuotato, e questo diciamo nella periferia quanto diciamo al centro. Ribadisco, per me l'aumento della Tari è un accanimento, è un sopruso nei riguardi di quei cittadini virtuosi, nei riguardi di un servizio che è lontano da livelli essenziali e da livelli da minimo sindacale. Cioè, noi paghiamo, io pago, cari colleghi, più volte mi sono lamentata, ho fatto come dire, ho parlato del mio caso, io pago quasi 600 euro di Tari, mi affaccio e c'ho la discarica sotto casa. Ma perché? Ma perché? Io pago, le tasse vanno pagate e io devo dire, sono una di quelle che le paga come tantissime persone in questa città. Ma perché devo pagare e mi devo ritrovare una Tari aumentata? Cioè, quanto pensano di farmi pagare? 700 euro per il primo stralcio e per il saldo? Per avere la discarica sotto casa? Io, come tanti cittadini in questa zona, vi potrei fare vedere le foto. Mi vergogno perché mi fanno sentire incapace di svolgere il mio ruolo. Perché se prima, quando non ero un'eletta, l'addebitavo ad altri, dicevo guarda che sono incapaci, ora che io faccio parte delle istituzioni, ho un ruolo attivo, mi rendo conto. Diciamo che mi trovo davanti a un muro, cioè non riesco a far invertire la rotta. È un fallimento. Collega Mella, purtroppo è un qualcosa che colpisce tutti e mi pare che qui dentro, in questa commissione, mi pare che siamo tutte persone che sull'argomento ci siamo sempre confrontati, a prescindere da opposizione o maggioranza, che qui A prescindere, lo non dico. è un problema di opposizione o maggioranza, anzi, purtroppo la maggioranza rispetto all'opposizione alle volte si è trovata costretta, pur non condividendo, magari a votare degli atti, vedi extracosti e quindi debito fuori bilancio di 9 Debito milioni. fuori bilancio gravissimo, non avevamo Quindi, parlato. per esempio, su questo argomento devo dire, infatti quando adesso noi parliamo di aumento della Tari, io mi viene da chiedere, il problema è, facciamo sempre la divisione, perché se anche la maggioranza decide di non votare, come probabilmente voi non voterete l'aumento della Tari, io credo che andiamo al fallimento praticamente dell'azienda e al fallimento in generale
del Comune di Palermo. Quindi anche lì c'è un po' di responsabilità naturalmente oggettive, perché ripeto, allora, anche su questo argomento il problema bisogna credo fare un patto di solidarietà tra tutti, perché ripeto, non può essere soltanto una questione di maggioranza o di opposizione. Abbiamo un problema grave, noi prima che voi arrivavate ho letto la notizia dell'approvazione da parte del CGA del piano rifiuti regionale, e quindi questo è che la dimostrazione del fallimento non del Comune di Palermo sull'argomento rifiuti, ma il fallimento di una regione che non è stata fino ad oggi capace di programmare quello che era il futuro di questa terra. Oggi questo piano rifiuti sembra che sia diventata realtà, sembra, perché nel frattempo in corso d'opera è cambiato l'assessore regionale, e quindi speriamo che l'asse, che dovrebbe essere quella che deve determinarsi adesso per l'approvazione definitiva, dia un'accelerata a tutto e poter pensare a una gestione dei rifiuti diversa per il futuro. Il collega Giaconia prima parlava di appunti che lui aveva su questa vicenda che riguardava l'incremento della raccolta differenziata, perché ormai, visto che il nuovo piano parla di, diciamo, andare verso l'eliminazione delle discariche, naturalmente lì l'unico modo per salvarci è quello di aumentare la raccolta differenziata. Qui io ripeto, diciamo, dobbiamo capire come arrivare a questo aumento della differenziata, dobbiamo capire come ci arriviamo, soprattutto con gli uomini e i mezzi, perché se non abbiamo uomini e mezzi non abbiamo purtroppo dove andare. A questo naturalmente dobbiamo aggiungere la responsabilità dei cittadini, perché sappiamo bene che una parte della responsabilità sono i cittadini. Io racconto sempre che, malgrado da me non c'è la raccolta differenziata, io ho una moglie che naturalmente rispetta le regole per quello che possiamo fare, fa differenziata, limitandosi naturalmente al cartone, alla plastica, al vetro e alle lattine. Non possiamo fare l'organico e quindi diventa tutto indifferenziato, ma siamo. Ci rendiamo conto che comunque questo lavoro non lo fanno in molti, perché qualcuno dice: ma non ci sono gli strumenti, perché anche noi ogni volta per buttare la carta o la plastica dobbiamo fare magari chilometri, però lo facciamo volentieri, lo facciamo da tantissimi anni e lo facciamo consapevoli, perché il futuro naturalmente dipende soltanto esclusivamente da noi, e l'ambiente in questi anni sicuramente è stato deturpato da responsabilità sì, politiche, ma anche comunque in linea di massima distribuiti più o meno tra tutti i cittadini. Quindi io sulla proposta del collega Giaconia non posso che sposarla in pieno, quindi dobbiamo provare a mettere all'ordine del giorno questo incontro con il presidente della RAP, l'assessore Marino, l'assessore Catania e l'avvocato Fiorino e l'ingegnere Giaconia. E naturalmente per discutere di questa, in realtà dovremmo discutere di tutto quello che ancora tra l'altro dobbiamo discutere, che abbiamo rimandato l'altro giorno sugli interventi, eccetera, però su questa parte specifica credo che sia importante organizzare un incontro ad hoc. No, per me va bene figurarsi, Come va bene. stava aggiungendo qualcosa? Sì, Presidente, allora c'è su Palermo Today, ieri è stato pubblicato un articolo importante sul fenomeno sul brutto fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti. E ci sono dei dati che fanno veramente paura. Cioè, solo nel 2020 sono state effettuate 50.000 interventi. Nel mese di febbraio sono stati prelevati 8.965 pezzi, è un aumento esponenziale rispetto, e questo poi, oltre a deturpare, diciamo, la nostra città, contribuisce ad aumentare i costi della gestione della raccolta dei rifiuti. E questi, considerati che comunque poi alla fine vanno oltre quelli che sono diciamo il servizio previsto nel contratto con la RAP, diventano, come il conferimento altrove dei rifiuti palermitani, diventano anche questi extra costi. Quindi ha ragione la collega Mella quando parla che il regolamento, la gestione dei rifiuti, di cui noi abbiamo lavorato assieme all'altra circoscrizione tantissimo, era già una priorità, ma oggi diventa ancora di più una priorità, perché non è sicuramente lo strumento che risolve
non è la panacea di tutti i mali, però contribuisce, aiuta, diciamo, a contrastare un fenomeno che oramai è incontrollato. È incontrollato, qua non è, c'entra poco, diciamo, la RAP ha tante, diciamo, responsabilità, ma su questa cosa, diciamo, c'entra poco, perché è scientificamente provato che la RAP bonifica un sito da rifiuti ingombranti e al massimo dopo 24 ore riaffiora come se fosse chissà che cosa. Quindi è lo strumento che ci dà, gli strumenti che ci dà questo regolamento, perché ricordo a me stesso che oltre a istituire la figura dell'ispettore ambientale inasprisce anche le sanzioni, quindi è importante. Quindi io direi che noi dobbiamo sollecitare ancora una volta il Presidente del Consiglio Comunale e il Capigruppo a trattare il prima possibile questa delibera, cioè non si può più aspettare, cioè il Consiglio Comunale su questa cosa ha certamente una grande responsabilità, ce l'ha, non può, diciamo, addossarla a nessuno, perché questa delibera c'è da molto tempo all'ordine del giorno. Quindi il Consiglio Comunale, come successo con il regolamento del decentramento, ha una grande responsabilità anche su questo regolamento. E stiamo parlando che non è un regolamento così poco importante, è un regolamento che, ripeto, dà degli strumenti che aiutano a chi è preposto a contrastare questo fenomeno, appunto a contrastarlo, perché se ci affidiamo solo alle quelle quattro telecamere che abbiamo e che sono a disposizione della Polizia Municipale e della, vi posso assicurare, ma voi lo sapete meglio di me, che non andiamo da nessuna parte, non andremo da nessuna parte, non bastano, non basta, non dico che non servono, ma io sicuramente non bastano. Per me, per quanto mi riguarda, servono a poco, perché su quei siti dove ci sono i rifiuti continuano ad essere abbandonati, perché basta andarli a abbandonare spostandosi a piedi, no? Magari parcheggiano la macchina in mezzo a 20-30 metri di distanza dalla dove c'è la telecamera e li portano là a piedi, non possono essere identificati, quindi la telecamera a quel fine, il ruolo, cioè, la funzione della telecamera viene meno. Quindi serve la telecamera, servono gli ispettori ambientali, servono l'inasprimento delle multe, serve la politica della sensibilizzazione, della formazione, dell'informazione del cittadino e coinvolgimento massimo dei realtà territoriali, sempre la coinvolgimento delle scuole, anche con l'aiuto, con l'ausilio delle parrocchie. Se non mettiamo insieme tutto questo, possiamo parlare all'infinito. Il problema della Munnizza non la risolverà mai nessuno. Mai nessuno. Io l'altro giorno leggevo un articolo di giornale, addirittura sì, era il sindaco Domenico Lococo, e c'era era un articolo che sembrava la Palermo di oggi. Gli stessi problemi. Quindi rischiamo, come diceva giustamente la collega, di riportarci nella prossima consiliatura, indipendentemente di chi sarà, diciamo, nelle mani il governo di questa città. Quindi tutto quello che possiamo fare, intanto noi come Consiglio Comunale e noi come Commissione, facciamolo, come l'abbiamo sempre fatto, e vediamo se si possono realmente utilizzare questi fondi CIP. Cerchiamo di accelerare questo processo che porterà il Consiglio Comunale, speriamo presto, all'approvazione di questa delibera, di questo regolamento, e vediamo cosa succede. Certo, per il 2020 e molto probabilmente anche per il 2021 sembra che non si possa scongiurare un aumento della Tari. Il problema non è l'aumento della Tari, diciamo, sì, che comunque non è un fatto, non è proprio bello, non è bello, ma è trattato dal servizio, però. L'aumento lo fai quando il servizio, diciamo, non,
no, non è quello che tutti diciamo auspichiamo, non è proprio questo, non corrisponde diciamo all'aumento dell'Atari, che comunque a Palermo fino al 2019 rimane tra le città più grandi, quella tra le più basse, proprio perché non veniva calcolato il costo del trattamento e dello smaltimento, avendo la RAP, diciamo, una discarica sua propria. E questo non c'è più, purtroppo, almeno non ci sarà fino a quando la regione siciliana non ci consegnerà almeno il primo lotto della settima vasca. Quindi è inevitabile l'aumento Tari per il 2020. Speriamo che per il 2021 sia, diciamo, il rilevante. Ma da quello che dice l'onorata non mi pare. Quindi questo però non ci deve fermare, anzi ci deve, diciamo, ci costringe a mettere in campo tutto quello che comunque è possibile mettere in termini di sollecitazione della politica della raccolta differenziata. Quindi, Massimo, Presidente, ah, scusa. no, no, io ho finito. Quindi, Presidente, direi, a parte questa audizione per i fondi CIPE, di scrivere nuovamente a firma congiunta al Presidente e ai capigruppo del Consiglio Comunale, sollecitandoli a mettere tra le priorità delle priorità la trattazione del regolamento gestione dei rifiuti. Posso? Io. Sei la padrona. Sì, volevo dirvi una cosa. Io ieri mi sono trovata in una situazione un po' difficile in via Zona Cruillas, dove c'è l'Agenzia delle Entrate. Questa strada, la via Rogent, via Ro, che non mi ricordo come si chiama, Via Roettingen. ha una discarica abusiva, ma già da anni, anni, Sempre anni, così, la sempre. RAP la seguo io da anni questa cosa, quindi la RAP oggi L'ho va fatta, pu pulire. pulire 10 giorni fa. Io ieri mi trovavo là e c'era un signore che aveva un mobile di quasi 2 metri dentro la macchina. E io l'ho seguito. L'ho seguito e ho detto, lui si fermò e mi sono fermata. Ho detto: scusi, ma cosa sto facendo? Ovviamente con linguaggio quello carino palermitano. Dice: devo lasciare il mobile. Sono perché devo lasciare il mobile? Che ci sono i centri di raccolta, perché non lo va a lasciare, è in macchina, anziché scendere qua lo scendo là. Lo sapete cosa mi ha fatto vedere? Che c'era il cartello con scritto ritiro RAP. Dice signora, dice mi deve credere, dice io lo sto facendo per ricatto, perché praticamente aveva 3 mesi che aveva fatto la richiesta. 3 mesi a questo mobile, ce lo usciva la mattina e lo entravano la sera, usciva la mattina e entravano la sera. Dice, per il disservizio ce lo lascio qua. Ovviamente non è una motivazione questa, ma anche questo è un disservizio da parte della RAP. Perché se io da 3 mesi che ti chiamo e aveva tutti i messaggi, aveva. Quindi dico, c'è anche a monte qualcosa che non funziona. Infatti ieri ho scritto alla RAP. Perché il Compriamo. disservizio è continuo? Cioè se tu ti colleghi sul sito della RAP, ogni tanto c'è sempre il servizio ingombrante fuori, cioè, non va bene. Collega Meli, ti confermo quello che stai dicendo. Personalmente ho fatto una richiesta per venire a ritirare gli ingombranti a casa mia. Sono passati più di 4 mesi. Mi hanno chiamato dicendo: ma lei ha fatto questa richiesta? Ho detto sì, dice, ma lei è un ufficio del comune? Ho detto no, guardi, sono un cittadino normale. Cioè, siccome abbiamo visto l'email del comune. E tu sì, perché sono un consigliere comunale. Dice, ma un'altra mail non ce l'aveva. Sicuramente ho utilizzato questo. Se mi dice devo utilizzare la mail, cioè, magari per la prossima volta un'altra mail e non quella del comune. Va bene, ma quando se ne parla, se provvederemo nei prossimi giorni. Sono passati 4 mesi, non ho visto nessuno. Io però me li tengo nel No, caso. io poi me ne sono andata perché il signore dico alla fine, ma cosa dovevo fare? Dovevo fare la fotografia della targa, ma a prescindere che la persona non era molto, avevo avuto pure paura di affrontarlo, però dico l'ho affrontato. Però ne sono tornata a casa con una lamentela consistente. Cioè quella aveva tutte le prove. Infatti lui mi fa, Anche a dice, me è successo, infatti quello mi fa, dice, mica voleva lei c'è stamattina così. Cioè, io volevo, c'è la polizia, c'è municipale. Ci sono, chiamiamola, io ho detto, cioè, no, no, no. E poi me ne sono andata. Perché lui stentava a scendere dalla macchina, ma secondo me appena io poi me ne sono andata, lui l'ha sceso, sicuro.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, Comunque, tanto per via Reutlingen, Katia, abbiamo fatto sì che la polizia municipale utilizzasse le telecamere dell'Agenzia delle Entrate. Così è. Cioè, il sito è videosorvegliato dalle telecamere dell'Agenzia delle Entrate. sì, ma Franco. Continuano a conferire i rifiuti ingombranti. La Polizia Municipale ha fatto un bel po' di multe perché hanno fatto anche dei controlli con pattugliamento, eccetera, eccetera. Hanno fatto delle multe. L'abbiamo, diciamo, divulgata la notizia di queste multe per utilizzarlo come deterrente, ma niente, niente, niente. Continuano senza nessuna preoccupazione. Va bene, colleghi, allora quando questo incontro è finito di farlo, naturalmente poi ci sono anche gli altri che dobbiamo fare. Io mi fermerei un attimo perché abbiamo due verbali da approvare, quindi vorrei invitare la signora Tosto a lettura dei verbali. Prego, collega. È possibile organizzare un'audizione in commissione con solo e soltanto con l'ingegnere Sarta per quanto riguarda la passerella di Tommaso Natale? O di Certo. Barcarello, scusa. Di Sferracavallo, Barcarello, Sì, giusto? Barcarello, sì. Sì. Però soltanto l'ingegnere, senza associazioni, movimenti, cose, perché lui ci deve venire a dire davanti alla commissione la realtà e la situazione di questo finanziamento, se stanno andando avanti, perché dico. Arrivano notizie differenti, ognuno sa la sua. Io vorrei ascoltare l'ufficio. Allora, io collegamenti Paolo. per me va bene e lo sentiamo anche per tutto quello che è la materia che lui ha in mano, perché lui ieri è venuto al sopralluogo lì al Primoreto. Ieri avete saputo che il finanziamento è stato decretato, quindi è arrivato il finanziamento, quindi confermato sia del Primoreto che per quanto riguarda il coso di Santa Rosalia. Io ho chiesto, per esempio, il discorso del porticciolo alla bandita e mi ha detto che non ha avuto il tempo, perché lui giustamente ha troppi incarichi, troppi impegni e non riesce a fare. Io credo che però su questo, probabilmente, forse oltre che Sarta, forse anche l'assessore dovremmo invitare. Va L'assessore bene, bene. Vedo la competente. Giacomo, però, Allora, facciamo una cosa: invitiamo l'architetto Sarta e l'assessore Prestigiacomo con all'ordine del giorno passerella di Barcarello. Come si chiama? Il Parco Libero Grassi, come si chiama? Il Fiumoreto e Costa Sud in generale, perché sembra che ci sono altri bandi che naturalmente sono usciti per riqualificazione di aree dismesse. sì. E Quindi, quindi volevo vedere a questo punto cosa stanno facendo loro a tal proposito. facciamo un unico incontro su tutto. Quindi invito la segreteria a contattare l'assessore Prestigiacomo e l'architetto Sarta per parlare di questi punti. Va bene? Allora, signora, Ok. procediamo con la lettura. Sì. Un attimo, lo prendiamo. Quindi abbiamo il verbale del... non è questo. Il verbale del 2-3. Sì. Okay. Ok, quindi il verbale numero 41 del 4-3-2021. L'anno 2021, il giorno 2 del mese di marzo, la commissione si riunisce, eccetera, eccetera. Quindi alle ore 8 nessun consigliere è presente, pertanto si invia la seduta di un'ora.
Alle ore 9.04, oltre al presidente Caracausi, sono presenti i consiglieri Giaconi e Amella. Il presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Tost e dalla segretaria supplente Gnoffo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ordine del giorno, disamina atti della commissione, comunicazione. In ordine al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che in data odierna sono stati invitati i revisori dei conti al fine di meglio approfondire le tematiche e criticità evidenziate dagli stessi revisori nella relazione allegata alla proposta di Consiglio Comunale sul bilancio consolidato. Ed in attesa che intervengano gli ospiti, chiedo alla segretaria di leggere la relazione prodotta dalla Ragioneria sull'argomento in questione. Entra il consigliere Fical alle 9.12. Alle 9.19 entra il consigliere Meli. Il Presidente ringrazia gli intervenuti dottore Scalia e dottore Traina, componenti del Collegio dei Revisori, e dà loro la parola. Interviene il dottore Traina, il quale ricorda ai presenti che il Collegio ha espresso parere positivo, considerato che sono state rispettate dal punto di vista tecnico le normative di settore e quindi le normative contabili, nonostante il disallineamento tra le partecipate e il Comune, evidenziando che in relazione sono state messe alcune, evidenziate alcune criticità ed accorgimenti di cui si deve tenere in debito conto. In particolare fa riferimento ai grossi contenziosi con le partecipate che evidenziano una cattiva interlocuzione con il Comune. Il consigliere Giaconia chiede quale sia la causa maggiore dei disallineamenti e se si devono ricercare nei contratti di servizio, esempio RAP oggi e in tempi passati AMAT. Il dottore Traina afferma che nel dettaglio ancora non si è approfondito, ma che sicuramente i servizi effettuati e le relative modalità debbono essere riconosciuti da contratti e conseguentemente necessita effettuare delle verifiche affinché i servizi vengano fatti in ossequio alle disposizioni. Interviene il consigliere Meli, la quale chiede di meglio specificare le perplessità che il collegio ha rinvenuto nonostante il parere espresso. Il consigliere Armella ritiene, leggendo la relazione, che il parere è solo formalmente positivo. Il collegio infatti evidenzia in relazione le criticità in modo generico e chiede se in concreto ci si riferisce ai contratti di servizio, ed inoltre accenna ai residui attivi che negli ultimi anni sono cresciuti in modo abnorme. Dottore Traina ritiene che molto contribuisce il contenzioso. Pia, scusami se ti interrompo, io non mi ricordo se la Meli è intervenuta nel merito di questo verbale, però credo di averlo detto sempre io. Tu hai detto Meli? Eppure so. No, hai No, detto Meli. io sono intervenuta, Io Concetta. prima il Intervenuta consigliere Meli, prima. possiamo Chiedo leggere la scusa, chiedo registrazione. Ho dubbi e scusa. perplessità. Tutte e due, Chiedo infatti. scusa, ma infatti siccome spesso sento Meli Amella, non so, comincio No, ad no, no, avere. giusto, Sia giusto. Meli e poi il consigliere Amella ritiene la relazione che il parere è solo formalmente positivo. Il collegio infatti evidenzia in relazione le criticità in modo generico e chiede se in concreto, questo Lamella, se in concreto ci si riferisce ai contratti di servizio ed inoltre accenna ai residui attivi che negli ultimi anni sono cresciuti in maniera abnorme. Il dottore Traina ritiene che molto contribuisce il contenzioso, un contenzioso che, essendo società partecipate, a prescindere da come definito, se in modo favorevole o sfavorevole per il comune, va a influire sempre sulle casse del comune e soprattutto a danno dei contribuenti. In definitiva, necessita che l'amministrazione ponga dei comportamenti che possano diminuire ed eliminare i contrasti che producono il contenzioso. Interviene il Presidente che, evidenziando tanto gli interessi passivi che i disallineamenti, chiede se effettivamente la situazione è così grave, tanto che molti parlano di default. Il dottore Trainer ritiene che molto incidono i crediti di difficile esigibilità, crediti da incassare per svincolare risorse. Pertanto, le amministrazioni dovrebbero attivarsi affinché queste risorse diventino effettive ed investire sul territorio. Anche la crisi economica non ha aiutato a introitare. Comunque necessita invertire la tendenza degli incassi con azioni incidenti, azioni mirate dall'ente per svincolare delle risorse e investire sul territorio, anche interessando vari partner, ognuno per la parte di sua competenza. Non essendoci più interventi, il Presidente ringrazia e congeda gli ospiti. Con riferimento al verbale seduta odierna, si conviene di rinviare la lettura e l'approvazione dello stesso alla prima seduta utile. Infine, il Presidente chiude la seduta alle 10.10. Mettiamo i Va voti. Sì, Presidente Caracausi. bene. Giaconia. Favorevole. Bene. Amella.
Va bene. Consigliere Meli? Vabbè. Consigliere Meli? Ha detto vabbè? Aveva già detto va bene. Va bene, va bene. Ok. Consigliere Ficarra? Favorevole, favorevole. Quindi il presente verbale viene approvato all'unanimità dei voti. Andiamo al verbale di ieri, a seguito del sopralluogo. Quindi abbiamo il numero 42 del 3/3/2021. Quindi l'anno 2021, il giorno 3 del mese di marzo, la Commissione ha effettuato un sopralluogo in area Ponte delle Teste Mozze, Fiumoreto, sito in via Messina Marine, per affrontare la tematica riguardante i finanziamenti FAI, campagna Loghi del Cuore. Giusta convocazione numero 31 e successiva operazione protocollo numero 39 del 2/3/2021. Alle ore 8 non è presente nessun consigliere, si rinvia di un'ora. Alle ore 9:10, oltre al presidente Caracausi, è presente il consigliere Amella. Il presidente assistito dalle segretarie Tosse e segretaria supplente Gnoffo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono presenti inoltre l'architetto Sarta, dirigente del settore ambiente mare e coste, per la seconda circoscrizione il vicepresidente Salvatore Savoca e il consigliere Tusa, per le associazioni Lega Ambiente Lombardo, Lega Ambiente Mesogeo Liotti Timoneri, presidente, mi segua se magari ho scordato. No, allora, posto, la prima correzione da fare non è qui a Messina Marina, è il Corso dei Mille. Ah, vero. Fiumoreto via Corso dei Mille. Sì. Ok. Allora, poi erano presenti chi? Abbiamo detto, sono presenti inoltre l'architetto Sarta, dirigente del settore ambiente, mare e coste, per la seconda circoscrizione il vicepresidente Salvatore Savoca e il consigliere Tusa, per le associazioni Lega Ambiente Lombardo, Lega Ambiente Mesogeo Liotti e Timoneri, Bucchieri per Salviamo Fiume Oreto, Idea Cub Cassataro, WWF Pietro Ciulla. Poi c'era Oreto Art, Marisa vero. Sì, infatti è inserita poi, sì. Ah, ok, ah, perfetto. Okay. Va bene. Perfetto. Entra il consigliere Ficarra. Però Lombardo non è l'ambiente soltanto, è quello è Mesogeo, chissà, vediamo. È l'ambiente Palermo Futuro, ecco, grazie collega. Palermo Futuro? Sì, Palermo Futuro. Ok, futuro. Futura. Basta, femmina. Futura. Perfetto. Entra il consigliere Ficarra alle 9:30. Prende la parola il presidente ringraziando gli intervenuti. Lo scopo dell'odierno sopralluogo rientra nell'intento di riqualificare la zona Fiumoreto, nel reperire dei fondi, cogliendo l'opportunità dei finanziamenti FAI all'interno della campagna dei Loghi del Cuore, per sostenere un'idea condivisa con il Forum Moreto nel prevedere un progetto che nel complesso intervenga sul restauro della parte del ponte delle Teste Mozze, della chiesa dei Decollati e il famoso ceppo delle Teste Mozze, che danneggiato oggi si trova presso il patrimonio artistico della Polizia Municipale. Aggiunge inoltre l'intento di comprendere nel progetto la discesa al ponte, chiarendo preventivamente se tale zona è di pertinenza comunale o demaniale. Interviene la signora Marisa Battaglia, la quale ha il piacere di comunicare ai presenti l'iniziativa promossa dal Forum Moreto, cioè la realizzazione di un'estemporanea di pittura sui luoghi del fiume, che coinvolga vari artisti, quindi sia sul ponte ammiraglio, sulla foce del fiume, ciò per tenere alta l'attenzione per la riqualificazione della zona. Interviene per l'associazione Mesogeo il signor Liotti, il quale ribadisce l'idea di un progetto unitario, così come descritto dal presidente, che comprenda anche la realizzazione di un giardino mediterraneo con conseguente segnaletica che illustri i vari siti. Il presidente della seconda circoscrizione ringrazia il presidente Caracausio per averlo coinvolto ed esprime la disponibilità a collaborare affinché si possa ridare dignità alla zona e far risorgere il Fiumoreto. Interviene l'architetto Sarta, il quale ritiene necessario che venga formalizzata la richiesta sugli interventi oggi segnalati ed esprime la propria disponibilità a collaborare. Purtuttavia ritiene necessario chiarire la competenza di intervento sul sito, cioè se si tratta di competenza affidata all'autorità di bacino. Il presidente concorda con il forum di formalizzare le idee da presentare agli uffici comunali, a prescindere dalla competenza, al fine di avere dagli uffici stessi un parere di fattibilità,
Necessita avere al più presto pronta l'idea progettuale da presentare al prossimo incontro col FAI. Va bene, Presidente? Va bene. Alle ore 10:10 esce Picarra. Il Presidente, non essendoci più intervenuti, ringrazia gli ospiti e chiude la seduta alle ore 10:15. Per me va bene, vi ricordo che questo verbale lo vogliono trasmesso anche le associazioni, va bene? Perfetto, va bene. Anche a me, per me va bene, cioè favorevole, okay. Anche. Quindi grazie. Il consigliere Giaconia? Io ero assente, quindi... Vabbè, i colleghi Giaconia e me li mettiamo astenuti, visto che erano assenti. Va bene. Giaconia, Meli, astenuti. Favorevole, Ficar. Va bene, allora tre favorevoli, due astenuti, quindi viene approvato. L'astensione che lo scriva, astenuti in quanto assenti alla seduta. Benissimo. Va bene, colleghi, sono le ore 10:12, a questo punto chiudiamo la seduta. Vogliamo leggere pure il verbale di oggi? Ah, se lei è pronta. Domani. Lo proviamo? No, lo facciamo domani, già la collega Mella è scappata. Lo facciamo domani, dai. Chiudiamo la seduta e domani approviamo. Arrivederci, grazie. 10:12. Facciamo la registrazione. Lo faccio subito, Presidente. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.